Allora, ragazzi, praticamente ho fatto soltanto due spade e fendente con passo indietro. In più ho anche inserito un perk, eccolo qua, che è destrezza, danni da lancio. L'unico problema è che appunto ho preso tutti e tre i perk, cioè tutti e tre gli slot ho riempito. E quindi se la prossima volta ne sblocco un altro, dovrò decidere di toglierne uno. Vedete lì in alto a sinistra? Ho soltanto tre slot. Però siamo molto vicini alla struttura dove dobbiamo arrivare. Quindi tanta roba. Mi piace molto Cal così, eh. Ho un po' di capelli corti. Ma perché ho rischiacciato R3? Niente, raga, fate finta di niente. Allora, quindi spada così. Oh, perfetto. Qua c'è persino un banco da lavoro, ma non mi interessa in questo momento. Questa roba qua va tolta, ragazzi, eh. Va tolta, non so come, ma in un qualche modo va tolta. Che succede? Ho visto qualcosa di qua però, raga. Lo so. BD, non possiamo passare. Impossibile passare in mezzo. Barriera di Kobo? Una barriera impenetrabile composta da materia altamente magnetizzata, simile a polvere. La manipolazione standard è inefficace contro la sua struttura, dimostrandosi resistente anche agli attacchi con la spada laser. Che cos'è questa materia? Guardatela anche qui sotto. Come ci arrivo lì? Oh no. Vabbè. Dai che ce la fai, Cal. Ah, che culo. E quindi se andassi di qua? Oh, perfetto. Figo, cacciatore. Una maglia nuova. Andiamo su maglia, visto che siamo senza giacca. Cacciatore, wow. Peccato che non abbiamo le colorazioni. Un look impeccabile. Ma eccoci qua. Ovviamente è un gioco di parole, eh. Look, Luke. Ok. Beh, intanto, detto questo, guardate un po', stiamo tornando lì tranquillamente e possiamo continuare il nostro viaggio da questa parte. Andare giù è un vero problema. Non c'è energia. Questo luogo è stato abbandonato e dimenticato. Vero, Zeta non ha dimenticato. Dopo tutti questi anni non ha abbandonato la sua missione. Non possiamo deluderla. Questo è vero, Zeta. No. Ok, meno male. Pensavo di aver fatto la cagata. Calmi. Non bisogna sbagliare, eh. Ok, ho ancora quelle cose addosso. No, sembra che dopo un tot se ne liberi. Vediamo qui, attiviamolo. Ah, ok, è per tornare subito qua dal... Ok, dalla meditazione. Quello è una po- è la porta che è chiusa. C'è un laser. Cos'è quel laser? Interessante. E tu? Quella creatura è intrappolata. Non posso liberarla. Per ora limitiamoci a passare sotto. Ah, è intrappolata da quella materia. Interessante. Come faccio ad arrivare da sotto? Più che altro come faccio ad arrivare da lei? Dovrei fare tutta quella strada, scendere qua sotto, ok. Bene. Proviamo. Qui non c'è niente. Ah, la porta è chiusa. Devo stare attento. Ah, dai. Caspita, è proprio incastrata. No! Ah, che dolore. Cerchiamo un'altra strada. Poi torneremo ad aiutarla. Mi ha fatto cadere, ma non l'ha fatto apposta. E qui? Qui c'è qualcuno con un grande appetito. Ok, bene. Allora, qua c'è una porta. Oh, è aperta.
Ah, ok, la scorciatoia, perfetto. Ok. Che luogo strano. Ah, niente. Qui le guardie avranno accatastato i corpi. Oh no! Tocca combattere. Caspita, che raggio d'azione che hai. Peccato che c'era il muro, praticamente gli ho tagliato un braccio. Andiamo dal lato dove c'è il braccio tagliato, che potrebbe essere la cosa migliore. Attenzione. Aiutami, qui. Ok. Ma non può prendermi sempre. Ok, stavolta. Caspita, oh. Sono talmente abituato a giocare con dei videogiochi dove c'è il drop che praticamente ogni volta che killo un nemico mi metto lì ad aspettare che mi droppi qualcosa. Che stai facendo, BD? Mai vista tecnologia come questa. E dire che ai tempi di Bracca ho rottamato di tutto. A questo punto bisogna capire che cos'è quel laser, se riuscissi ad arrivare in quella zona. Ok. Ehi, eccolo lì. Come posso arrivare là? Mannaggia. No! Caspita. È tecnologia già vista, però mai su questa scala. Sì. Sta a vedere. Come nella camera di Zeta. Ragazzi, il laser può disintegrare quella materia. Non male, siamo di nuovo al punto di meditazione. Medito. La forza è con me. Ok. Non ripristino i nemici, però, non riposo, eh. Anche se fosse... Andiamo, BD. Oh no, dai. Posso cavarmene, in teoria. Ok. No. No, no, no. Ah, lo sapevo. Non cadere. Mannaggia sti cosi. Ok, fino a qua posso andare, perché vedete, la materia non... si allontana dal laser. Però non posso salire. Che bello, eh? Aspettate un attimo. Ci deve essere un modo, per forza. Allora. Fatemi pensare due secondi. Uno steam, BD. Beh, a questo punto mi riposo, raga. Perché così almeno... Non ho utilizzato due steam. Non mi piace. Ok, con calma, prendiamocela con calma, perché quando si ha troppa fretta non funzionano le cose. Rifacciamo questi. E uno. E due. E tre. No. No, non avevo più la forza. Ok. Ora. Qua sopra. Ok. Oh. Perfetto. Visto? Un pelino di concentrazione in più e si trova tutto. Impossibile passarci attraverso il collo. Ok. Dove siamo? Qui c'è un tunnel. Dove mi sono infilato? Potevo andare tranquillamente dritto, invece. Che caspita.
Ok, sembra non esserci nulla. Oh, un premio. Bello. Guarda un po' dove sono. Perfetto, ragazzi. Dovrò rifare questa parte, ma... Ok. Perfetto, avete visto, però esplorare porta sempre qualche premietto. A volte estetico, a volte no, però... Questo posto è orrendo. Qui ogni cosa vuole mangiarti o soffocarti. Perché mi assegnano sempre in questi luoghi sperduti? Ma... E qui? Cioè sono sceso per niente, ah no? Tutte le creature intorno al meccanismo sono su di giri. Deve essere il pulviscolo nell'aria, senza contare le pattuglie imperiali. Effettivamente. Altro premio per l'esplorazione. Che cos'è? Confusione megafauna. Questo tornerà utile. Gli animali più grandi, ragazzi, bello. Posso farli combattere dalla mia parte, praticamente. Ok. Qui? Ah. Ok. Ottimo. Ah. Potrebbe essere un problema. Oppure potrebbe darci una mano. Li sta distruggendo. Oh, perfetto, ci ha pensato lui. O lei. Ma veramente stai venendo qua? Non vedi cosa c'hai dietro? No, scusa, scusa, scusa. L'impero sembra in grande difficoltà. Peccato. Ok. C'è grande esplorazione, devo dire. Cioè, alla fine potevo andare dritto e fare subito... Davvero? Ok. Stavo dicendo, c'era una guardia lì seduta che stava parlando. Potevo andare direttamente da lei e invece eccomi qua. Eccomi qua dove? È una continua esplorazione. Il bello di questo gioco, anche di Fallen Order, era che comunque c'era la mappa che tu potevi girare come cavolo volevi. E o ti mandava direttamente all'obiettivo, oppure ti facevi una bella esplorazione. Ed effettivamente anche qui, stessa cosa. Che succede? Attento, BD! Non so cos'altro dire. Sir, io ho pensato... No, non hai pensato. Hai percepito una minaccia e hai reagito. Se l'ordine avesse reagito, avremmo ancora una repubblica. L'impero, poi gli Axion, metà della galassia, ci vuole morti. Sì. Abbiamo tutti contro. Ma noi avremo sempre tutti contro.
Cal, non puoi lottare per risolvere certe situazioni. Cosa cacchio è stato? Non dirmi che... Non è il momento di battersi. Sul serio, posso? Wow! Questo è più nel mio stile! Lo sto controllando io! Wow! No, 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 perché? Vai, vai! Ce l'ho fatta! Sempre che sia la zona giusta dove dovevo andare. Ho forti dubbi. Oh, si è aperto. Meditazione. Fermiamoci qui. Che vuol dire? Dove sono? Ma questa zona l'ho già vista, ragazzi. Vero? Qua ci sono già stato. Eh sì. Wow. E quindi adesso posso utilizzare... Devo tornare da quegli animali volanti. Non so il nome. Non mi ricordo adesso, però effettivamente possono aiutarmi. E qui? Era proprio qui che dovevo andare. Vedete che c'è quello seduto? Ma non si accorge? Ah beh. E mo? Servirebbe qui uno di quegli uccellacci. Come me la gioco con sti cosi? Sicuramente non serve per... Ok. Pensavo spuntasse il rampino, ma in realtà no. Eccolo qua. Altro giro? Allora, vediamo un attimo. Di là non so. No, non posso girare di là, credo. Non credo neanche di qua a questo punto, non capisco. Eh no, mi sa che è l'unica andare di qua, eh. Ok. Sono tornato al meccanismo, ma questa volta non passerò da questa porta. Ma passo di qua. Oh, attenzione. Ciao. Mi vedo. Oh no. Attenzione. Poi dovrei cedere. Si avvicina alla tua fine. Lancia. Si sta curando, fermiamolo. Bello. E non ho finito. Adesso? Ok. Hai paura di farti colpire? Vai, vai, carica, carica, che adesso arrivo. Caspita. Ok. Altro amico. Wow. No, no, no. Ok. Non so neppure a cosa serva
Ah, avevo fatto la parata. Perché perdi tempo così? Mi servirebbe un droide medico. Lo sapevo. Ci ho pensato, ragazzi, ho detto guarda te, magari gli fanno del male anche a loro. Che c'è, BD? Che hai scoperto? Oh, davvero? Proviamo dall'altra, allora. C'è solo un modo per scoprirlo. Oh, sì. Facciamo anche l'altro pezzo. Dai, c'è un altro. Facciamo anche l'altro pezzo. Sì. Oh. Ha funzionato. Perfetto. Andiamo. Quindi di là tornerai indietro, probabilmente nel punto di meditazione, infatti. Mentre di qua vado completamente in avanti. Figata. L'importante è stare in zona del laser, poi. Chissà da quanto tempo era incastrata in questa roba. Pare che quella strana sostanza possa assumere varie forme. Spero di trovare risposte in quella torre in cima al meccanismo. Beh, direi che ci siamo, eh. Una volta superata questa parte, non credo che manchi molto. Ok, non vedo niente di particolare, lì ce n'è una. Ah, il materiale, ragazzi. Vediamo. Bello così. Così, dai. Vediamo un po'. Fa pandan con i capelli. Ehi, ciao. Ah, mi vuoi portare lì? Va benissimo. Amico, è ora di svegliarti. Bravo. Boom. Vai, attacca gli altri. Perfetta questa cosa, eh. Proprio a puntino. Ma perché su di me? Oh. Questa cosa è stupidissima. Cioè, praticamente c'è quel coso enorme e loro se la prendono con me. Fantastico. Vai, un altro? No, 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 no. Aiutami. Ragazzi, qua sta diventando tosta la cosa. No, 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 stai calmo. Ok, si è calmato. Buono. Meno male che sono venuto di qua. Disco dati. Gli stanno sparando intanto, eh. Non può venire qua. Davvero. Questo è un po' i limiti del gioco. Merda. Hai finito di rompere le balle tu lì sopra? Che caspita. Si può aprire questa? Sì. Non vedo altro. Ah, ma è una scorciatoia. Ah, ok, è uno shortcut. Possiamo andare di qua. Non so, mi dispiace, eri lì che dormivi. Mi dispiace ucciderti così. Non lo so. Oh, oh. Altri enigmi? Problematiche di tutti. Ah, stai a vedere. Ok, lo devo far fuori per forza. Mi dispiace, è bello. Volevo lasciarti in vita in qualche modo. Certo che però sei, eh.
rischiando troppo. Un altro. Ok. Allora ragazzi, perché ho fatto questa cosa? Adesso vi faccio vedere. È forzata la giocata, devo farlo per forza, mi sa. Ecco qua. Mi sa che devo farlo per forza. Anzi, mannaggia, devo fare tipo così. Sperare di riprenderlo subito. No! Dove sei, bellino? Mamma mia. L'avevo perso. Voilà! Signori e signori. Tecnologia già vista. È la stessa della camera di Zeta. Sì, ma non è la prima volta che lo dici, Cal. Stai tranquillo. Di nuovo quei droidi spia. Non siamo gli unici interessati al meccanismo. Abbiamo setacciato l'intero meccanismo, amico. Ultima fermata. Ci siamo. Se la chiave per Tana lo resiste davvero, deve essere qui. Altrimenti, forse Zeta è davvero sbullonata. Ragazzi, ci siamo. Siamo all'interno. Riabilitazione. Concentrati. Come ha la riabilitazione? Allora, ragazzi, ho notato una roba. Che gli Steam non ripristinano l'intera energia. Vediamo un po' se c'è questa possibilità. Ok. Cal recupera più salute quando usa un... Ma l'ho appena detto, perfetto. Fatto. Formula Steam migliorata. Ok. Quel sigillo mi è familiare. Dove siamo? Riabilitazione di che? Che vuol dire sala riabilitazione? È il posto in cui Santari Cree voleva mandare Zeta. La chiave per Tanalon è rimasta inaccessibile per secoli. Ma cos'è un laboratorio? Ha funzionato. Sembra che il meccanismo si stia attivando. Le risposte ci aspettano. Ok. Che cos'è? Benvenuta su Tanalor. Che meraviglia. Ma scelgo io il nome del prossimo mondo che scopriamo. Dagli tempo. All'inizio nemmeno io ti piacevo. Già, e ho ancora dubbi. Ah. E pensare che questo paradiso è sempre stato nascosto oltre l'abisso. Andiamo. Voglio mostrarti una cosa. Il cavaliere Jedi da Ganghera si offre di scortarmi su un mondo inesplorato? Come potrei mai rifiutare? Senza la tua guida, non sarei mai arrivato qui vivo. Oh, non esagerare. O qualcuno potrebbe scambiarla per umiltà. Anche lui era un Jedi. Ma chi è? Che ci faccio qua? Sono nel passato.
Ma che... Che succede? La forza è potente qui. Proprio come ti avevo detto. Erigeremo il tempio qui. Sì. Pensavo la stessa cosa. Sono su Talaran, quindi. Sto rivivendo i ricordi di chi? Di uno dei due, ovviamente. Oh, ma è meraviglioso. Sì, è perfetto. Ho visto la galassia, Santari. Sono ancora molti i mondi che la luce dei Jedi non raggiunge. Chiederò all'Alto Consiglio di addestrare gli iniziati qui. Su Tanalor. Può essere difficile da raggiungere. E se qualcosa andasse storto? Questo tempio sarebbe un baluardo per l'ordine. Qui, sulla frontiera galattica. L'abisso blocca le comunicazioni. Dovremmo invitare un membro del Consiglio Jedi a visitarlo di persona. È l'ingresso. Sono là dentro da ore. I membri del consiglio non sono noti per i giudizi affrettati. Specie il maestro Rancisis. Duellare con il Gendai è stato più veloce. Ma poi hai vinto. Serve pazienza. Non è uno dei miei punti forti. Se vuoi insegnare agli apprendisti, sarà meglio che lo sia. Io ho fede in te. E anche il consiglio. Confida nel loro giudizio. Che succede? Avverti gli altri. Siamo sotto attacco. Tu non sei qui. Tu non dovresti trovarti qui. Liberami. Ti prego. Ma? Io ti ho visto. Sono Cal. Cal Kestis. E tu devi essere da Ganghera. Sì, sono io. Ma come fa ad essere? Cioè, è stato ibernato? Sei un Jedi? Sì.
Ma le cose sono cambiate da quando te ne sei andato. Un signore dei Sith ha corrotto la Repubblica. L'ha trasformata in un impero. Hanno distrutto l'ordine. Danno la caccia a quelli di noi rimasti. Però... ora sei qui. Possiamo combatterli. Insieme. L'ordine è caduto. Devo tornare su Tanalor. Cos'è successo lì? Come sei finito qui? Ci fu un'invasione. Li respinsi con tutte le mie forze, ma... erano in troppi. La battaglia fu tremenda. Però non ci sconfissero. Non subito. Non finché il Consiglio dei Jedi non diede l'ordine di abbandonare Tanalor e si rifiutò di contrattaccare. Si arresero? Sì. Era la mia scoperta! La mia casa, e loro volevano che vi rinunciassi! Dagan, aspetta! Mi opposi e fui tradito dalla persona di cui mi fidavo di più! No, fermo! Che cosa hai fatto? Ma perché? Guarda, impara! Vi stai annoiando? Sì, vedremo. Di nuovo, meschino. Ti stai annoiando di nuovo? T'annoi più? Maledetto ordine rimpiangerà il giorno in cui mi ha tradito e ha abbandonato Tanalor. Debole, non mi hai fatto niente. Sono superiore. Devo ancora capire come funziona questo. Ok, figata. Ho provato a rimandargliela indietro con la forza, ma non ha funzionato, vero? Patetico. Alle prime armi, eh? Affrontami. Un altro steam. Non puoi vincere, banale. Lascerò imprigionare di nuovo. Wow. Come osi metterti contro di me? Basta! Non sono tuo nemico! Siamo rimasti solo noi.
cosa ti è successo. Ravis! Dovevo immaginare che non mi avresti abbandonato. Aspetta! Ma non ha senso. La chiave per Thanalor. Forse Kree intendeva Dagan. Strano che abbia affidato Thanalor a uno come lui. Raga, c'è qualcosa che non quadra. Scusatemi, ma il Bact è una sostanza impiegata in tutta la galassia a scopi curativi. Un paziente viene sospeso di solito incosciente nel liquido per una o più sessioni estese. La sostanza viscosa aiuta a rigenerare i tessuti muscolari e i nervi. Quindi, ma scusatemi, ma nel cuore della foresta, in una struttura dell'era dell'Alta Repubblica, Cal trova un uomo con un solo braccio, conservato in una vasca di Bacta. Toccando la vasca, Cal ha un'altra visione in cui Santari Kree e l'esploratore Jedi Dagan Gera, l'uomo nella vasca, discutono la promessa di Thanalor. Tramite la forza, Dagan implora Cal di liberarlo. Cal obbedisce. Dopo la sua liberazione, Dagan accusa l'ordine Jedi per la sua prigionia. Per quanto Cal lo implori di unirsi alla battaglia contro l'impero, Dagan estrae la spada laser e lo attacca. Lo scontro è interrotto da Revis, che cerca Dagan da tempo. Il Jedi caduto se ne va, lasciando Cal a contemplare gli eventi. Ma scusatemi però, io pensavo fosse successo moltissimi anni fa, perché Revis conosce Dagan. Beh, lo scopriremo. Qui c'è qualcosa. Caspita, ragazzi. Ce n'è di roba da sapere, eh? Intanto abbiamo aumentato la salute. Ma c'è davvero tantissima roba da sapere. Grazie alla banca dati. Se io infatti vado qua, Dagan Gera è un Jedi dell'Alta Repubblica, che accusa il Consiglio dei Jedi di aver abbandonato Thanalor. Accenna il fatto di essere stato ferito da una persona a lui vicina. E sicuro è Kree che lo ha tradito. Thanalor è un pianeta situato al di là dell'abisso di Kobo, così da garantirne la sicurezza contro la maggior parte degli invasori. Dagan Gera aveva un legame profondo con il pianeta e desidera ardentemente tornarci. Attenzione, ragazzi, perché secondo me il personaggio, scusatemi, il personaggio mentre le mette, ok, questa è quella spiegazione di Santari Kree. Ma secondo me è Santari Kree che lo ha tradito. Lui si sente, forse c'era amore anche tra loro due. Ragazzi, tanto da capire. E siamo ancora, secondo me, all'inizio. Ma qui? Come cacchio me ne vado? Ah, bello, eh? Facile, no? Beh, però ce l'ho fatta effettivamente facilmente. Che roba questo episodio, ragazzi. Questo è un episodio veramente bello. Thanalor doveva avvicinarci. Invece è servito solo a dividere il nostro ordine. Il consiglio può anche averti rinnegato, Dagan, ma io so chi sei veramente. Anche se tu stesso l'hai dimenticato. Riponeva tanta fiducia in lui. Almeno non ha assistito al suo passaggio al lato oscuro. Piena di dolore e pur speranzosa, Santari Kree guardò verso l'abisso di Kobo, non sapendo
se avrebbe mai più visto il mondo che si trovava al di là di esso. E allora a questo punto non sono neanche più certo che sia stato un tradimento, però penso proprio di sì a questo punto, ragazzi. Andiamo. Bel panorama, vero amico? Chissà se a quest'ora Grease e Bold hanno riparato la Mantis. Tante domande, tante curiosità. Si fa interessante la cosa adesso. Voilà! Controlla la Mantis. È il prossimo obiettivo. Ragazzi, noi ci salutiamo qui. È stato veramente incredibile tutto. Un episodio splendido. Spero vi piaccia. Lasciate un bel like e un commento. Fatevi sentire anche un po' su questa serie, ragazzi, in generale. Perché più andiamo avanti e più mi incuriosisce sapere. Questa è una botta, ragazzi, questa, eh? Da Ganghera, ma chi è? Cosa succederà su Tanalor? Che è successo ai Jedi su Tanalor? Cioè, la roba... Figo, figo. Non vedo l'ora, ragazzi. Un abbraccio, un bacione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Fatevi sentire con like e commenti. Non dimenticate mai di condividere con gli amici questa serie. Al prossimo video, ragazzi. Grazie ancora a tutti per tutto il supporto che mi state dando. A presto. Mischia, che bello è stata l'esplorazione però qui, eh? Proprio bella, Gobo. Ma ora dove andremo?